Vabbè, benvenuta, classico benvenuta. Come stai? Te l'ho già chiesto Bene, prima, a bene. posto? Un po' agitata, ma bene, tu? Ah no, non c'è niente da agitarsi. Non c'è Ecco, proprio però è la prima niente da live, agitarsi quindi. qua. Tranquillo, tranquillo. Ah, ho già buttato l'occhio, vedi, hanno già visto Berserk che c'è insomma in libreria, quindi. Ma sì, ovvio. Allora, ecco, parlaci un po' di te. Dici un po' quello che vuoi. Oddio. Quello che voglio è tosta, ragazzi, queste qui è tosta. Beh, partiamo dalla mia passione, gli anime manga, dalla nostra passione, ecco, mettiamola così. Ups, ho iniziato ad appassionarmi da piccolissima, avevo circa 11 anni, e da lì poi è stata tutta una discesa, proprio ho iniziato a leggere di tutto, a prendere di tutto. Poi in più avevo anche mio zio, che anche lui è ossessionato di fumetti, ha pure una scuola del fumetto e aveva pure aperto una fumetteria. Quindi proprio ero circondata fin da bambina da fumetti, manga e tutto il resto. Oppure lavorato nella sua fumetteria, è stato fantastico. Cioè, è un sogno lavorare in una fumetteria, ragazzi. Proprio quello che vorrei fare nella mia vita è questo, però manca il grano. Penso che per tutti piaccia lavorare in fumetteria al massimo, cioè perché lì hai tutto praticamente. Poi, C'è tutto, cioè, tu vai a lavoro proprio contento. no, infatti, sicuramente. Ho provato a comprarla, quella della mia città, ho fatto le mie proposte, però sfortunatamente non ci sono riuscita. Adesso ci si va da clienti allora. Per forza. Ora cliente, oppure provo a farla fallire così poi la compro. No, no, scherzo. Io non giudico. Basta. Sì, quindi tecnicamente rubavi i fumetti a tuo zio, giustamente. Sì, no, no, tipo Bakuman, tutta la serie che ho, l'ho rubata lui, Death Note, lui me li impresta, però poi sa già che benissimo che non li avrà mai, anche qualche Berserk l'ho rubato ogni tanto, è stato molto figo rubare. Ottimo. Beh, perché poi alla fine. Per la cultura, non è che lo fai, è per la cultura, giusto? È giusto, è giusto. Infatti, poi vabbè, vedo la serie lì in libreria, quindi ogni tanto mi chiama e mi dice: ma senti, ma Death Note ce l'hai tu? Ma zio, non lo so, non lo trovo, mi spiace, poi magari un giorno, in realtà mio, per sempre. Ottimo. Vabbè, dai, quello zio, dai. Poi fa il bravo, dice, ma sì, dai, tienilo. Ma sì, pure felice che sono appassionata come lui, quindi boh. Ma infatti io quando ogni tanto, cioè poi mi capitavano i tuoi video, comunque vedevo che tra la collezione manga, tra la lettura manga, tra magari anche semplicemente una frase che dicevi e facevi citare un manga, no? Vedevo che comunque non erano i classici manga che si trovano, non che non mi piacciono, però vedevo che citavi tantissimi tipi di manga diversi. E quindi Eh sì, ho detto, cacchio, lei cioè, ne legge, ne conosce un sacco. Poi ho visto anche che comunque ci avevamo commentati di One Piece una cosa o un'altra, ho detto leggi anche One Piece, ho visto che sei venuto anche alla live del capitolo, ho detto e impari, cazzo, finalmente qualcuno che non guarda solo ovvio. l'anime ed è impari, chiamiamolo e facciamoci due chiacchiere, soprattutto No, su no, One Piece. io gli anime sono bellissimi da vedere, però al massimo prima magari mi guardo l'anime, poi quando arrivo alla fine dell'anime inizio col manga, ma il manga per me non lo so, è un'altra sensazione proprio avere il volume e iniziare a leggerlo, perché mi piace tantissimo poi immaginare le storie e tutto il resto, quindi è fantastico per me proprio avere il volume e leggere il manga. Poi il fatto di andare a cercare quei titoli, magari un po' di nicchia, è perché i manga di oggi sfortunatamente non ti riescono a dare, secondo me, quello che magari ti davano quelli un po' più vecchiotti. E ci sono molti, molti volumi, molti titoli che sfortunatamente, come appunto tipo Uberblatt, che l'aveva nominato qualche giorno fa, per me è uno di quei manga fantastici che dovrebbe meritare molta più visione, perché è davvero spettacolare. Io qua ce l'ho, qua in chat ce l'abbiamo uno che è Uberblatt, Ma gli ci piace sta, parecchio. ma è Ciao, bellissimo, posto. c'è i disegni, la storia, è stupendo. Ecco, vedi, ha detto subito, bravo, a E posto. ma per forza.
Infatti quando mi Allora, chiedono qua. tipo qualche manga da leggere, subito bel blatto. Aspetta, Peppe, ma mi chiedevi a me o a lei il buon finale? Chi è che l'ha detto io te? Il buon finale Fo ah, piemontese? forse sì, sono piemontese, quindi io colpevole, Ah, scusate. aspetta, cioè, senza andare nel quartiere, di dove? Vicino Torino. Ok, e io sono a Vicino Torino. Ah, sei a Torino? Sì. Ok, vicino Alessandria. Ah, ok, un po'. Quindi proprio mezz'oretta d'Alessandria sono lì vicino. Ci sta. Ah, no, subito ho beccato l'accento piemontese. È incredibile. Sì, Da davvero, un siciliano, mi ha pazzesco. detto da un siciliano, perché Peppe è Ah, siciliano. che orecchio. Grazie Calcio, Robin ti salverà dalle frecce, non solo dalle frecce. Quando si abbonano, devo dire questa cosa. Ah, ecco, io adesso ho detto, oggi come l'ho improntata l'intervista? Voglio sapere il tuo punto di vista, quindi un punto di vista femminile, sui personaggi femminili di One Piece. Perché effettivamente quando lo si chiede a, comunque, a noi bei, cioè bei, un parolone, a noi maschietti, ovviamente si tende magari ad amarle un po' tanto, no? Però a Le volte tette fanno tanto. quello può servire. Però ho sentito alcune commentatrici che si commentano da sole parlare dei personaggi femminili di One Piece come personaggi poco scarsi, cioè scarsi. No. Invece, chiedo a te, come lo vedi? Poi c'è qualcuna che proprio riesce a rappresentarti lei, dici, ok, io se vivessi nel mondo di One Piece, sarei lei. Allora, secondo me le donne in One Piece, vabbè, ovviamente sono molto sessualizzate, ma come in qualsiasi opera comunque sia del Giappone, quindi fin qui. Però ci sono molte, molte donne, oltre ad essere forti, molto intelligenti. Per esempio, Nico Robin è molto forte. Poi l'abbiamo vista Wano con quel nuovo potere, con quel nuovo risveglio della bambina demoniaca, fortissima. Ma oltre questo, è praticamente uno dei personaggi più intelligenti che c'è all'interno di One Piece, cioè tutti la stimano proprio come donna che sa, come donna intellettuale. Quindi secondo me andare a denigrare, tra virgolette, tutto il mondo femminile di One Piece non ha molto senso perché si vede nel corso dei capitoli, nel corso della storia, che in realtà ci sono molte persone che hanno carattere e poi anche forti, cioè comunque sia per dire anche Nami, sì, ok, è un po' una fifona, una codarda e tutte queste cose, però quando c'è da combattere comunque sì, è cazzuta, cioè fa le sue mosse abbastanza cazzute. Poi sì, ovviamente è un po' come Usopp per dire che insieme fanno raccoppiate, sono due Ok. vigliacchi, però comunque sia quando poi c'è da tirare fuori le Ragì. palle lo fanno. Ma ecco, poi andando a toccare il personaggio Nami, no? Perché vabbè, l'altra volta quando stavo reactando quella teoria là, poi tu avevi detto qualcosa tipo di che cosa si parla di Nana. Cioè, ecco, io adesso, no? Quando ad esempio parlo di Nami come comunque un personaggio che è fuori, cioè, allora, lei sulla nave è praticamente il leader. Perché si vede che lei sulla nave, quando c'è da decidere qualcosa, quando c'è, tranne per piccoli pezzettini, magari post Wano, no? Dove comunque le redini le ha prese Zoro. Però Nami sulla nave è sempre stata un personaggio chiave. Fuori dalla Sì. nave è come se perdesse tutto il suo potere. E l'ho notato soprattutto a Wano, è a piccola parte. Piccola parte diventa adesso, vabbè, questi piccoli capitoli, queste poche volte che l'abbiamo vista, comunque sembra quasi che Oda ci dica, in quel momento erano tutti gasati, tutti divertiti, alcuni erano pronti a combattere come Zoro e Robin, lei era nascosta dietro la gonnella di Robin, ad esempio. Sì, Cioè, perché massimo. secondo te questa evoluzione, cioè questa disevoluzione, perché poi è, come mai? Cioè, tu l'hai notata questa cosa qua? Ma diciamo che alla fine Nami fin dall'inizio è sempre stata un po' una codarda, cioè nel senso non ci sono state proprio delle scene dove si vede Nami che spacca il culo a tutti. Però effettivamente a Wano anch'io con Usopp l'ho visti proprio a terra, cioè nel senso non mi sono piaciuti molto.
Io spero che lo abbiano fatto perché così poi magari nei prossimi capitoli, nelle prossime magari isole, vedremo un loro power up assurdo e sarà proprio più scioccante perché magari farli vedere subito stracoraggiosi, straforti non ci darebbe quell'hype poi magari in un futuro per quando magari un Usopp avrà quel power up oppure appunto Nami, che tanto sicuramente la vedremo con qualche nuovo potere, appunto lì magari. Non lo so, saremo molti più presi in alto perché l'abbiamo vista Wano che non fa un cazzo, che sta solo a piangere, poi alla prossima isola poi magari fa il culo a qualcuno e boom, saremo tutti wow, Nami. Oddio, lo spero perché Ok, sennò. no, infatti, non so se poi l'hai vista quella teoria là, non so se poi hai avuto Sì, modo. Ok, l'ho vista. secondo me, non so se poi magari ne discutiamo un'altra volta di questa teoria in sé, però secondo me il fatto di prendere Nami in questo momento è abbassare tantissimo le aspettative su di lei, e forse perché uscirà qualcosa di così potente come quella cosa lì della teoria. Sì, ma io lo spero perché cioè, non me lo spiego se no più che altro, perché davvero in questo momento penso che Nami e Usopp sono proprio gli ultimi meno cagati della ciurma perché hanno fatto proprio cilecca e a sto punto per forza ci vuole preparare poi al massimo. Ok, ottimo. Ah, perché uno dice, sai, magari vede il punto di vista soltanto mio che dice, ok, questo è maschio, questo gli piace Robin, quindi magari Nami vede altro, però, cioè io ad esempio che comunque penso sia stata una serie importantissima dopo Harlem Park, quella di Big Mom, dove Nami ha salvato la vita a Luffy, ha preso le redini della conversazione con Capone, ha comunque cazziato malamente Sanji, ma proprio malamente. Cioè, lì è stata davvero importante e poi è andata a morire. E quindi volevo capire se è una cosa che avevo notato solo io o in generale. No, io l'ho notata, poi non so se gli altri leggendo abbiano anche loro notato questa cosa, però secondo me è abbastanza palese. No, in molti mi dicono effettivamente ragione, in molti non capiscono il discorso e dicono, ma Nami è la navigatrice. Però allora devi stare solo sulla nave. Infatti, Non allora puoi andare in giro. anche Sanji in teoria è il cuoco e allora deve essere sulla nave, cioè nel senso lì dentro la nave c'è la ciurma, ci sono i ruoli, però poi quando scendono dalla nave è un altro discorso, quando iniziano a combattere poi non c'è più io sono il dottore, io sono il cuoco, cioè No, non è regge il quello. discorso. Infatti è quello. Dovevano tramortirle, Otama. Infatti, sì, se in quel caso lei c'è un discorso di bambini, lei è un sacco affezionata, un po' come il discorso di Punk Hazard, il discorso adesso che non riusciva a picchiare Jinbe Sì, Seraphine, perché purtroppo lo vedeva come un bambino, non come Jinbe, ma come un bambino. Cioè, è vero, però non puoi neanche aspettare questa scintilla qua. Vabbè, Peppe, più o meno. Sanji schiavo zitto e cucina. Dipende chi glielo dice, secondo me accetta pure. Secondo me Vero? accetta pure. Ah, sei Ma una ragazza sicuro. in generale, i tuoi personaggi preferiti? Vabbè, assolutamente Jinbe, cioè io lo adoro. E da quando l'ho visto che proprio amore, amore totale per lui, è fortissimo, ma poi proprio il carattere, proprio, non lo so, un po' come una mamma anche per Luffy, cioè mi sembra proprio una mamma per tutta la ciurma. Quindi poi è fortissimo, raga, cioè, poi a Marineford, mamma mia, lì è stato proprio un Però grande. tu da dopo questa live non lo chiamerai più Jinbe, E come lo secondo chiamerò? me. Ah, vediamo Re se. del il No, adesso la chat lo scriverà sicuro. pesce che combatte. Ecco, bravo Pip. Brava Jin. Lui Vabbè, ci ormai. sta. Lui è G-Bimby il matto. Perché non so se hai notato che dal buffet che ha fatto da solo a Wano, si è mangiato l'intero buffet, sembrava ubriaco costantemente, anche fino a si sembrava Vero, vero. impazzito. Adesso è diventato G Bimby il matto, il che ci sta, ha preso l'influenza dei Mugiwara, ormai è andato anche lui. Ma ci sta, poi se lo merita, si è fatto una vitaccia, ci sta ora che la prenda un po' più così, alla leggera, ecco. No, Jinbe è un gran personaggio, effettivamente. È davvero un gran personaggio. È proprio quello lì che
in un certo modo Nami, cioè sì, Nami, cioè comunque la ciurma necessitava di un personaggio così, di una Ah, poi figura secondo che me, proprio. soprattutto Rufy, secondo me ne aveva bisogno, perché Rufy proprio lo prende come, cioè nei pochi scambi che comunque si sono visti, vedo proprio un tipo di affetto molto, molto materno, fraterno, paterno, qualsiasi cosa. Cioè, secondo me anche per il fatto che hanno combattuto insieme a Marineford, comunque sia Jinbe ha visto tutto il dolore di Rufy, l'ha aiutato, cioè c'è un altro tipo di legame tra loro due. E questa è una cosa che a me piace tantissimo. No, quello è il Mugiwara che ti piace meno? Oddio. È scomodo, è questo, è scomodo, però. Vabbè, sono sullo stesso livello, uso penami. Ok. Vabbè, forse poi a livello Scusate. ogni saga potrebbe cambiare effettivamente. Ma oddio, allora è dall'inizio che non mi sono mai tanto piaciuti. Cioè, nel senso, ci stanno come personaggi e tutto, però se devo tipo classificarli, li metterei per ultimi. Cioè, Ok. preferisco molto di più un Brook, un Frankie che wow, è super, una Robin, Ovviamente. cioè, oh, cazzo, Brook, ma poi nella saga di Big Mom, mamma mia, cioè lì ha dominato la saga lui. Cioè, Sì, Brooke è. in quella saga proprio è stato totale, nel senso, è stato il re della saga, secondo me. Se no, sì, lì Brooke come Chopper a Wano. Cioè, Chopper a Sì. Wano ha salvato la vita a chiunque praticamente. Sì. E molti dicono, ma neanche Chopper ha fatto chissà cosa. Ha soltanto No. salvato la vita al mondo, Cioè, però vabbè. Wan ha ribaltato le sorti della battaglia, ci cioè, ha salvato tutti, cavolo. Se non c'era lui, sicuramente avremmo vinto lo stesso, però tutti sarebbero morti e soprattutto ce li saremmo trovati contro, quindi è stato fondamentale. Sì, lui è Otama poi. Vai, fate domande. Se sono serie, fatele, ovviamente. Ragazzi, intanto venite sul canale Viola, che sono lì. Vai, vai. Sì, che poi possiamo anche poi dopo fare una chiacchierata senza spoiler di Red. Perché Assolutamente. sto vedendo un po' troppi video. No, non è piaciuto, non è bello, bla 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 bla. Vabbè, poi vedremo, poi ne parliamo. Ok. Ammiraglio preferito, chiedono. Oddio, ammiraglio preferito. Ragazzi, è una domanda a cui non so rispondere, sinceramente. Ok. Questa è proprio tosta. È proprio tosta questa. Ammiraglio preferito. È che ragazzi, cioè io li odio un po' tutti in realtà, nel senso Apposta. ce ne sono davvero pochi che proprio mi. C'era. Rivisito un'ottima domanda. Personaggio della Marina preferito, ecco, mettiamola Ecco, così. Ecco, dai. perché se no ammiraglio non saprei. E lì forse direi. Vabbè, che Garp è scontato, quindi vado su Son Goku, che secondo me è potentissimo. Sengoku spacca. Porca Ah, miseria. ecco, Peppe chiede, quale frutto vorresti avere? Non per quanto è figo, ma per quanto lo colleghi al tuo modo di essere o personalità. È interessante questo. Sì, questa è una bella domanda. Quale frutto? Ora dovrei andarmi a cercare tipo la lista di tutti i frutti che abbiamo visto, perché. Quello che proprio dici, lo vedi, dici che bel frutto lo mangi, cioè lo vorrei mangiare. Forse quello di Bonnie sarebbe molto figo da avere. Ciao Invecchia a Lu. tuo Ci piacimento, ringiovanisce a tuo piacimento, quello ci starebbe molto. Sarebbe molto sta. figo. Ci sta. Sì, però Vabbè, anche sì. quello di Nico Robin. Sono tutti utili. Effettivamente io quando mi fanno questa domanda penso sempre alla vita reale, no? E dico, cosa mi servirebbe nella vita reale? Io dico sempre quello di Marco, perché mi fa volare, mi faccio Ah, male mi bellissimo. rigenero. Cioè, se mi faccio Bellissimo, male mi sì. rigenero, sai, nella vita. Sì, no, può sempre servire comunque sia. Però anche quello E di sono. Bonnie, cioè. Così invecchi e a un certo punto dici no, sono stanca di avere 90 anni, ma ne ho di nuovo 25, a posto.
ci sta. Quando ne avrai 90, dici, oh, torno indietro, mi faccio un Cioè, giro indietro. esatto, buono, basta, mi sono rotta di essere vecchia con le rughe, voglio tornare ad essere giovane. Oh, ci sta, eh. Quella di pudding, quello di pudding è molto subdolo, però. Oddio, cioè, non lo so, ho paura che poi ad avere quel frutto cambia anche la tua personalità e diventi anche tu comunque sia quel tipo di persona, perché alla fine anche pudding è adulto, cambia personalità. Quindi non è che mi piacerebbe tanto. Ah, questa è una domanda che la chiedo, ma perché l'hai scritto così, postieri, comunque? Shanks o Mihawk? Non lo so, la devo chiedere, dai. Me la chiedono sempre a me, la devo girare a qualcuno ogni tanto. Oddio, ma come preferenza o chi potrebbe vincere in un possibile Secondo me chi potrebbe scontro? vincere, chiedono, perché questi sono fissati, questi versus. Oddio, è che il problema è che non li abbiamo visti realmente combattere, cioè, non, cioè nel senso abbiamo visto Shanks ogni tanto usare l'Haki, abbiamo visto Mihawk contro Zoro, quindi sappiamo che sono tutti e due imbattibili. Cioè io di mio ovviamente direi Shanks, cioè nel senso perché adoro Shanks, è totale ed è fantastico, però poi non si sa lì per lì. Secondo me sono un pari merito, ragazzi. Secondo me nessuno dei due vincerebbe. Cioè, finirebbero che entrambi dicono: Bom, basta, ci si è arrotti, finiamola qui. Vabbè, magari sì, magari alla lunga qualcuno la vince, però poi non dicono che cazzo ci sbatta di combattere tutto questo tempo, giustamente. Ma cioè, questa è la risposta perfetta, la devo usare anche io. Del tipo, non lo so perché non finirebbero lo scontro. Ci sta, ci sta. Infatti. Ci sta. Poi io spero magari nel manga, nel corso di un manga, che, nel corso del manga che ci spiegheranno chi effettivamente sia più forte tra Mihawk e Shanks, No, però non te lo spero diranno mai. no, Non lo diranno mai assolutamente. perché non so se hai notato questa cosa, no? Che molte volte le frasi che dicono all'interno del manga sono frasi dette dai personaggi, non le sta dicendo Oda. Un po' come quello che fa le taglie. Quello fa le taglie ma non sa un cavolo, diciamocela tutta. Cioè che dai poco a Chopper, dai 500, cioè per quanto uno possa dire, dai comunque 500 milioni a Usopp, 1 miliardo a Jack, che è stata una pippa enorme, cioè tutte queste cose qua, Buggy comunque, quindi anche lì non ce lo dirà mai Oda, se lo dice lo fa dire ai personaggi e non Sì, lui. infatti. Magari lo scopriremo in un capitolo così dove dicono: Ah, Shanks e Mihawk si sono scontati, ha vinto Shanks, però poi è finito. Anche vabbè, adesso domani. Ah, qua Rafit vuole che non puoi, tu non puoi, Puoi penso che. rubare il manga allo zio? Oddio, guarda. Non so quanto ti convenga, più che altro perché trovarli è impossibile. Ha una casa proprio piena di libri, ha due case in realtà, piene di librerie, piene di manga, di fumetti, proprio tutti accatastati, quindi trovare qualcosa è impossibile. Ci può stare. Cioè, nel senso ci può stare, vado a cercare, ma è come il tesoro, cercatelo, chissà se qualcuno lo troverà. Esatto, esattamente. E poi, o se no, penso te meno, giustamente. Ma comunque qua ho Magari. detto che qualcuno ha scritto che le taglie non vengono date a caso. Secondo me anche questo è vero. Cioè, nel senso, secondo me le taglie, oltre alla forza della persona, guardano anche la pericolosità di questa persona. Tipo Dragon, per esempio, è pericoloso per il governo e quindi la sua taglia, a parte che non si sa, però sicuramente è fortissima. Quindi secondo me non guardano solo la forza, ma anche quanto potrebbe essere pericoloso per una rivoluzione, Solo ecco. cioè soprattutto quello, anche però aspetta, Assolutamente. Morgan fa le notizie a caso, però in realtà non, Ma cioè, a caso, in realtà poi però, non è se... Morgan a dare le taglie le dà l'altro tizio, cioè le dà coso, brand new, karma, non posso mi spacco le ginocchia se mi faccio tutte queste scrocchiate, mando delle scrocchiate Tranquillo. e basta. Basta, calma. Allora, intanto mi è venuta in mente una domanda interessante.
Ti è mai capitato di fare una teoria, di pensare una teoria, magari senza esporla a nessuno, dici, secondo me succederà questo in un momento della storia, o il One Piece o la fine? Se sì, qual è la tua teoria in cui credi di più? La mia teoria in cui credo di più. Aspetta che c'è la pubblicità, mi dicono. Tranquillo, Hai vai. un momento per pensarci, Per intanto. pensarci, Da esatto. TikTok venite sul viola, mi raccomando. Oddio, Peppe, quante domande ha fatto? Lo sto guardando anch'io. Però voglio, ecco, poi lascio rispondere anche a te questa domanda di Boxotie. Sì. Ah, Dov'è? penso sia finita. Che lui chiede, raga, non ho minimamente idea di cosa stiate parlando, ma ho visto un episodio di One Piece. Motivi per cominciarlo? Allora, ci sono i pirati. Ci sono pirati cazzuti. Ci sono poteri assurdi, ci sono combattimenti spettacolari. Cioè, se tu vuoi vedere un manga, di combattimento, di azione, lì c'è tutta l'azione che vuoi. In più ci sono anche comunque sia sottotrame molto, molto serie, comunque sia ci sono molti discorsi serie, per esempio la saga di, oddio non mi ricordo, quella con Crocodile, come si chiama già? Alabasta. Alabasta, Alabasta, scusate l'emozione, cioè lì secondo me è una saga bellissima, piena di tanti messaggi importanti, o anche Wano, cioè nel senso c'è cioè, di mezzo il discorso della schiavitù. Ci sono di mezzo tantissime minoranze, oppure anche solo gli uomini pesce, comunque sia, che rivisitato poi nella realtà è un discorso molto attuale. Quindi è un mix tra combattimenti, tra scene cazzone divertenti, però in realtà anche molte cose serie, poi è pieno di misteri. I personaggi sono, cioè il protagonista è un cozzale, cioè nel senso il protagonista è fantastico, quindi già solo per questo secondo me bisognerebbe vederlo. E poi c'è un sacco di amici fantastici. Esatto, Ecco, ah, questa è la sua motivazione. Allora, prima di questa è tutto la mia. ti dico, leggilo, non guardarlo, ti prego. Perché a un momento della storia, secondo me, molti abbandonano, perché già si devono vedere più 1000 passepisodi, alcuni sono davvero lenti e potrebbero spezzare l'entusiasmo. Leggili però, se puoi, leggilo e soprattutto cerca di vivere la community. Io capisco che, come dico sempre, no? Chi mi chiede, ma perché dovrei iniziare One Piece? Perché se lo sto iniziando adesso non mi entusiasma, come vedo in giro? Io dico sempre che secondo me è perché non sei in pari e quindi non ti vivi la settimana di attesa con tutta la parte di teorie, ragionamenti, live, discorsi, gente che ne spara una, gente che spara quell'altra. Ecco, è proprio come dice anche Luku, è proprio un viaggio da fare. Tu prendi, viaggi settimana in settimana, leggi il capitolo, poi fai un pit stop. Quindi penso che sia la cosa perfetta. Poi piano piano ci arrivi e vedrai. Cioè devi viverlo One Piece, ecco. Penso sia l'unico manga al mondo che le persone vivono così. Quindi già questa è una giusta risposta. Don Pino, non faccio il gruppo Telegram perché non ho sbatta di gestirlo, diciamocela tutta, perché basta, non ho sbatta, punto. Più che altro, co cosa vuol dire? La cosa importante se si inizia One Piece è sapere che è doveroso saltare la saga degli uomini pesce. Oh, chi è che ha detto sta cagata? No, ma secondo me è la saga più toccante, anche molto importante perché si scoprono delle cose, però è super toccante, cavolo. Dipende chi l'ha detto, che se, aspetta che non la trovo. Ciupa Lipa. Ah, che okay, non lo conosco, quindi potrebbe aver detto una cagata. Cioè, che se era qualcun altro dei miei sa che lo banno, quindi no. No, l'isola degli uomini pesce, cioè, secondo me è bellissima. Poi la Conto che scena ha di Cimberufi, miglior quella villa dove in, ha si. forse uno dei miglior villain di sempre. Perché non tanto per il personaggio che ha dimostrato Di Jones, ma per quello che c'è dietro, perché Oda con quel personaggio ti dice non drogarti, praticamente, e poi ti dice non emulare gli altri se non l'hai provata quella sensazione. Perché lui emula Arlong, ma mica lui ha subito quello che ha subito Arlong, quindi che ne può Sì, è vero. sapere?
È una lezione di vita che ti fa Oda. Sats, Ah, dove poi. link in bio. Se vai al Fandomio, link in bio 10% di sconto con il mio codice. Ah, poi Intanto. sempre in quella saga, secondo me c'è un pezzo davvero importante, cioè quando appunto Cherufica ha bisogno della trasfusione di sangue e nessuno vuole, perché vedono questa differenza tra umano e pesce, quindi nessuno vuole fare questa cosa. Arriva Jim che dice lo faccio io e fanno questa trasfusione. Secondo me lì proprio, oh, non lo so, mi ha toccato davvero, è stata molto emozionante perché fa capire che in realtà siamo tutti uguali, cioè anche lì in quel mondo sono tutti uguali, cioè sono comunque sia persone che hanno lottato insieme per raggiungere qualcosa. Eh sì, poi, ma poi praticamente lì sotto senti per la prima volta Joy Boy, Ponygriff, Poseidon, Arca Noa, Jinbe che fa quel Madonna. gesto là. Cioè, cazzo, c'è il flashback dove passa Roger, dove passa Sì, anche sì. Rob. Oh, ma c'è tanta di quella roba lì dentro che se la salti dici, ma chi cazzo è Joy Boy? Da dove è uscito No, fuori? ma Chi... infatti è proprio l'inizio del nuovo mondo, cioè non puoi non saltarla, cioè assolutamente. No, c'è troppa roba insaltabile, ma qualsiasi cosa di One Piece. Perché ad esempio Sì. magari un giorno all'altro il Davy Backfight potrebbe essere importante e chi non ha visto o letto la saga di Foxy dice che è sto Davy Backfight e magari si scoprirà che è importante per qualche motivo X. Sì, ma sicuramente. Allora, Raffit, non è assolutamente vero che Oda sia razzista, proprio per niente. E comunque ci sono persone di ogni razza possibile, uomini, pesce, giraffe, mani lunghe, braccia lunghe, c'è di tutto, c'è di tutto. Come fa a essere razzista Oda? No, direi proprio di no, anzi il No, contrario. infatti. Cioè, comunque con la saga dei Colmini Pesci ha voluto un po' placare il discorso del razzismo, ci cioè ha voluto far passare un messaggio molto importante, quindi dire che sia Anche infatti. razzista no, è assurdo. È Ma anche non è omofobo. omofobo. Effettivamente. Ma Ok, infatti io ci non sta. riesco a capire queste osservazioni. Ma sì che ci sono, Rafit. Come no? Certo che c'è. I Mariani sono penso in futuro la razza più importante che ci sia. E hanno la pelle parecchio scura i Lunariani, eh. Ciao, Greg. Cioè, c'è Mr. One, c'è quella là che Zoro ha spaccato di botte. Ah, ma ce ne sono un po'. Ce n'è. Cosa ne pensate di Joy Boy? Perché nessuno capisce le sue vere intenzioni? Dite che la voce che sentono, Momo, Luffy, Roger, Oden, sia un collegamento col mondo di Joy Boy, col quale può comunicare con Zunesh? Le vere intenzioni è un po' un problema in realtà, perché è un po' un problema le vere intenzioni, diciamo. Greg, ti ho salutato. Sì, ora come ora non abbiamo ancora abbastanza informazioni per capirle. E sicuramente una delle sue intenzioni è fare scoprire al mondo cosa è successo quando lui era ancora vivo, però poi quello che davvero voglia fare, boh, chi lo so. Ah, e vai, fate domande, fate le domande, poi intanto andiamo avanti. E quindi, poi prima di poi passare a domande un po' più di così divertenti, questa è la domanda che faccio a tutti. Che cos'è One Piece, secondo te? Il One Piece è che guarda, ci sono state così tante teorie, cioè ho assimilato così tante teorie che ormai non ho la testa così confusa. Forse quello che ora magari delle più scontate, però che mi interesserebbe molto, che mi interessa molto, è il One Piece è l'unione di tutti i mari, nel senso, magari con la scoperta, il ritrovamento di tutte le armi riescono a fare, non lo so, perché è assurdo anche solo pensare che effettivamente Oda potrebbe fare una roba del genere, però unire tutti i mari è quello, boh, è il One Piece, però sicuramente non sarà quello, ma sicuramente non è niente di ciò che pensiamo, secondo me. Ma diciamo che io la vedo come
cioè tutto quello che quella cosa dell'unione dei mari effettivamente non ha, no, cioè non è che non ha senso, anzi ha più che senso, no? Cioè noi Intanto la One vediamo Piece è una un cosa, pezzo. la vediamo molto scontata, ma non è così scontata, perché comunque per farlo distruggere un'intera montagna che separa il mondo. Quindi non è una roba che dici unisco il mondo perché vado, picchio uno, è finita. No, infatti sarebbe appunto, prendi tutte le armi in qualche modo, non so, distruggi tutto questo muro assurdo e crei il One Piece. Però poi effettivamente... Quello Sai fa. cos'è il One Piece? Tu non hai visto il mio video da 42 minuti. No, effettivamente non l'hai visto. Fortunatamente no, cavolo. Vabbè, Riassumi, però vediamo un po'. in sintesi, secondo me, One Piece è un libro. Ok. E perché quando Roger arriva lì e ride, stava leggendo qualcosa, no? Cioè, non penso che rida perché è impazzito, o magari in quell'isola esce di testa e amen, tutti ridono, diventano scemi. Però non mi sembrava così. Quindi lui aveva, ciao Ciruzzo, lui aveva proprio qualcosa in mano che stava leggendo, e quel qualcosa era un libro. E che cosa diceva? Raccontava cose che tipo dei promemoria, perché semplicemente quel promemoria che si trova all'Aftale è il promemoria che ha scritto Joy Boy per lo stesso Joy Boy. E tipo, quando arriverai qua, devi fare sta roba. E infatti, è arrivato Roger, legge e fa: cazzo, ma non sono io quello. Allora ha detto: Sì. si è messa a ridere, abbiamo fatto tutto il viaggio per nulla. Cioè, secondo No, me, ci quello. potrebbe essere. Poi ci sono libretti, cioè, come se fosse il libretto delle istruzioni per poi fare qualcos'altro. Anche unire il mondo. No, Anche unire. sicuramente appunto c'è qualcosa scritto che appunto tutti leggeranno. E poi scoprire cosa, ma tanto lo scopriremo tra probabilmente 10 anni. Se siamo No, fortunati. 10 no, ma 4, almeno 4. Guarda, Secondo me potenzialmente, 5. se Ponzi, potenzialmente noi non abbiamo visto la potenza di Im, noi abbiamo visto che Im possiede un'arma, ma chissà se può gestirla solo Im. Quindi dobbiamo ancora capirla questa cosa, in verità. Spero che Im-sama non sia un nemico di Rufy, perché sennò critica la situazione. Io lo vorrei vedere più. Cioè, c'è chi dice sia Nami. Ma. Vale. Però aspetta, per quella storia del loop temporale che si parla sempre, e che piano piano diventa sempre più probabile in un certo senso. Dicono che ad esempio Luffy e Joy Boy, appunto, dicono che Zoro e Ryuma, Franky e Vegapunk, Nami sia Im, e magari non tutti i personaggi ovviamente sulla nave hanno un ruolo anche nel passato, ma soltanto certi di loro. E quindi non è che non sia una cosa sbagliata pensare che sia Im, però, sai. Ah, sì, secondo me ogni teoria potrebbe essere giusta in One Piece, perché appunto tutto lo si riesce ad incastrare, però non lo so, secondo me non sta tanto né in cielo né in terra, cioè Nami Im. Però oddio, se lo è davvero, non so, mi No, inchino, tanto di cappello, cioè. deve giustificarla questa analogia, eh. La deve Porca vacca. giustificare. Però mi devi anche giustificare perché Luffy è Joy Boy. Cioè, comunque adesso me lo devi giustificare perché non ci ha spiegato nulla. Cioè, lui com'è? Cioè, che la gente adesso parla, no? Cioè, ogni tanto parla la gente, però ci ha spiegato perché Luffy è Joy Boy. A me non mi sembra. Ha solo detto Joy Boy è tornato, ma è tornato come? Cioè, grazie al frutto, Secondo grazie. me, sotto forma di frutto, nel senso, cioè poi quando è morto, probabilmente una parte di lui, io non so, è rimasto dentro il frutto. E appunto quando Ruffy ha risvegliato il frutto è diventato anche parte di Joy Boy, comunque sia. Cioè Joy Boy è diventato parte di Ruffy, Ruffy è diventato parte di Joy Boy. Quindi secondo me così potrebbe in qualche modo spiegare la cosa, perché sennò non... Sennò boh. Però la devi spiegare, però comunque la devi spiegare in termini seri. Ma Perché assolutamente, cioè, se la spiega detta in termini così... aleatori e dice la volontà alla fine
Lì Allora, diventa per una quello cosa. proprio. No, avevo una spiegazione, almeno 10 pagine di spiegazione, perché sennò mi ha preso per il culo. No, che poi non si capisce. E non lo fa più da un po', Ciupa. Non legge Oda, all'inizio leggeva il web, ma non tanto perché voleva vedere le teorie, ma perché voleva capire come stava andando il manga, no? E solo che però uscivano teorie. E allora lui dice, a cazzo, ma qualcuno ci ha preso davvero, quindi non mi voglio far influenzare, e allora stacco internet praticamente. E lui non sta più leggendo nulla da parecchi anni ormai. Perché se no effettivamente io Condiziona. se fossi un autore probabilmente mi farei anche influenzare, perché se qualcuno ci prende mi incazzerei, dico no, porca troia, devo cambiare. Vero, lo bannerei in qualche modo da internet o lo andrei a prendere a casa e boh, tu non sei nulla, lo minerei, basta, finito. Ma perché poi almeno non sei nulla, qualcuno ci becca, va bene, ama, intanto non so nulla. Sì. Ah, è vero, Ste, quello che l'ho notato ieri. Non so se l'hai già letto 666 Satan come manga. Che non lo so, aspetta che vado un attimo a vedere, ma perché non ho letti così tanti? Che certi l'ho già sentito, però forse c'è un anime per caso. Oddio, non lo so se c'è Ste, c'è l'anime. Adesso ci Ok, arriviamo. no, Ok. no, Se non l'ho letto. leggi il primo capitolo, c'è One Piece. Ok, ma in senso Poi, positivo o stasera in ti senso. rileggi il primo capitolo e vedrai che c'è una buona parte della storia di One Piece lì dentro. Ci sono rimasto male. Ci sono rimasto male quando l'ho letto ieri. Leggi la Ma in teoria che sulla. senso? E stasera poi te lo leggi, tanto il primo capitolo, quindi Il subito primo subito. capitolo, ok. In che senso? È diventato cenere? È diventato. In che senso, Rafi? Non ho capito. Cioè, ho letto, ma non ho capito. Sì. È il fratello dell'autore di Naruto, che era amico Sì, di Oda. Quindi. Tutti e due amici intimi di Oda. Qualcosa gli hanno rubato, effettivamente. Qualcosa gli hanno preso. Shanks è il capo della CP0. Oddio, non penso. ma Mi tolgo solo sicuramente, un però, attimo la pelle. Shanks, Ci sono, ma mi tolgo sicuramente solo un attimo Shanks ha la puzza sotto il naso, comunque sia, ragazzi. È troppo importante per. Cioè lo tengono troppo in considerazione i Draghi Celesti, il governo mondiale, cioè è una figura troppo importante, quindi la puzza un po' sotto il naso. Ecco, vabbè, ma tanto lo dicono, vabbè, tanto sono le info del volumetto, quelle di Red, sono le info del Ah, ok. volumetto, quindi il volumetto che è uscito in Giappone dice che è figlio di un drago celeste, quindi a me, cioè, quindi alla fine, stavo muovendo di caldo, allora. Il marchio di Dragon cosa sta a significare? Secondo me il marchio di Dragon vuol dire ammazza draghi, un po' come la maglia di Ryuma, come il simbolo di Ryuma, che voleva dire ammazza draghi. Ci sta. Lui vuole uccidere i draghi celesti, quindi è tutto fattibile. Confermato che sia figlio di draghi celesti? Non proprio. Però è molto probabile. Ormai è molto probabile. Sicuramente c'entra qualcosa con il governo e con i draghi celesti, per forza. Cioè, se no non gli darebbero così tanta importanza, già solo il fatto che era andato a Reverie dicendo vi devo parlare di un certo pirata, cioè la gente comunque sia lo tiene davvero tanto, cioè proprio troppo in considerazione, cioè ci fosse andato un altro pirata e avrebbero detto boh, arrestatelo, ti ammazzo, finito. Invece lì c'è tranquillo, va, cioè proprio se ne sbatte se qualcuno prova a catturarlo, cioè non è un suo problema quello, quindi sicuramente è importantissimo. Cioè lui sa di essere figlio di queste persone qua e magari ne sta semplicemente approfittando. Alla fine non è che dice faccio accordi particolari. Allora, che sia figlio di Xebec ne dubito, sono sincero. Io sono più convinto di Dragon, figlio di Xebec, ma per un'altra motivazione, ovviamente, che non c'entra nulla, Red. Mi dite la ciurma?
Lo sa chi è? Shanks, forse. Magari sì, magari no. Cioè, sapete qual è il discorso? Che in One Piece i rapporti di famiglia importano poco e niente. Cioè, del tipo, i Mugiwara hanno scoperto di Dragon, che Luffy è figlio di Dragon, molto dopo. Cioè, Ma tu anche lo ancora, cazzo, stesso non c'è. Luffy, anche Luffy ha scoperto dopo che era figlio di Dragon e manco sapeva chi fosse Dragon, quindi. Eh sì, che non gliene frega proprio nulla di queste cose nel mondo di One Piece. Aspetta che la rileggio. Quando è morto Joy Boy è diventato cenere. Come funziona nella vita reale? Quindi poi la cenere si è unita a un frutto normale? Oddio, mi sembra una cosa un po' più esoterica. Non so se Oda l'abbia pensata così. Sono sincero, non so se l'abbia pensata proprio così. Però sono date, su sta cosa dei dati potrebbe anche essere. Allora, se andate al cinema e hai visto Red, com'è? Senza fare spoiler, No, no, ovviamente. assolutamente. Allora, prima di tutto, se bisogna andare a vedere One Piece, Red, solo se si impari con il manga, perché sennò c'è una scena che ti rovina tutto. Quindi se dovete andarlo a vedere, leggetevi tutto il manga, proprio anche le scan, assolutamente. A parte questo, allora, la prima parte è stata un po' lenta, tantissime canzoni che per carità sono anche belle, però è stata un po' lenta, va un po' a rilento. Però la seconda parte poi è stata totale. Cioè, vedi Shanks, vedi tutta la ciurma, ci sono bellissimi combattimenti. Cioè, a me, io un 7 all'8 glielo darei, sinceramente. Lo guarderei perché è molto interessante. Ah, Poi ci c'è sta, questo ci sta. cattivo che non si sa. Cioè, il cattivo alla fine. Lì tu non sai chi è il cattivo, cioè quando leggi la trama tu dici ma che cavolo è? Quindi poi lì è anche bella questa cosa. Non entro nei dettagli perché per carità non voglio far spoiler. Però Ovviamente. In che senso, Gabibbo? Ma io, vabbè, domani esce il video, in realtà, il mio video, però. Spoiler per voi, per me è il miglior film di One Piece che abbiano mai fatto. Ah, perché c'è Shanks, dai. Cavolo, ed è, Non cioè. tanto, sì, vabbè, perché c'è Shanks, cioè comunque quella parte aiuta, però proprio per Cavolo. coerenza, cioè è stato un film coerente. Perché, vabbè, Gabibbo, lascia stare quello. No, io non leggo. Gli spoiler del 65 è già uscito. No, non li leggo gli spoiler io, Sir Ponzi. Non faccio parte di quelle brutte persone che leggono gli spoiler. Ti rovini il Però, capitolo più che altro. infatti, Siracusano, il film è uscito ieri e c'era anche stasera, se no devi aspettare l'1 dicembre. A Ah, comunque sì, secondo me è da qualsiasi messaggio, vedere, se leggi la chat, qualsiasi messaggio di Tommy, fai finta che non esista. Red. Va bene. Finge che non esista come persona, è un messaggio finto. Ok. Ok, grazie del consiglio. Oh, comunque, nell'insieme, secondo me è un film che intrattiene bene. Poi, a me le canzoni sono piaciute, cioè, nel Grazie, senso, Ado. no, sono state molto belle. Ma infatti, allora, il discorso è che c'è gente che io adesso ho buttato un po' l'occhio, no? In alcuni video recensioni che hanno fatto, che adesso praticamente io penso di essere stato il primo in Italia a fare un video recensione di Red. Ovviamente adesso sono diventati tutti mega esperti che nessuno aveva mai visto il mio video, no? Cazzo, l'ho fatti ad agosto, cioè quindi un po' di tempo per rimuginare e capire alcune cose l'ho avuto. E cioè, si chiama Uta, cioè lei, canzone. Che cazzo si aspettavano? Dice, io è quello che devo capire. Cosa si aspettavano? Ah, Non non sono riesco a. entrati nell'ottica della vera trama del film. Però a me le canzoni non sono dispiaciute, cioè ci stanno, no, carucce. Però effettivamente ce n'erano fin troppe, secondo me. Magari, cioè nel senso, sai cos'è? Alla fine si sapeva che le big canzoni che erano uscite nel CD. Nella playlist, cioè, se tu andavi Sì. nella prima playlist che è uscita di Ado, c'erano tutte le canzoni che poi hanno messo nel film, e Sì, ovviamente sì, tu sì. le beccavi tutte, quindi in un momento all'altro Ovvio. dovevi trovarle. Quindi Ovvio, ovvio. ci sta.
Buffy col Gear Fifth ride sempre. Se ci fosse una versione oscura del Gear Fifth, in realtà no, Samu, abbiamo visto un pezzo in cui si incazza col Gear Fifth. Quindi non è vero che ride sempre. Quando gli dice a Bonnie qualcosa del cibo che è incazzato, che diventa tipo di fuoco. Vero, vero. Quindi non so. A parer mio, Infatti scienze e è stato strano quel pezzo comunque sia. sì, comunque è vero, uno lo sottovaluta, però se lui ride sempre in realtà, e in quel momento è incazzato, c'è da pensare a quella cosa là. Che ti serve difendere un punto in cui non verrai colpito? Ah, no, vabbè, niente, era una risposta a un commento. Ah, Allora, ok. tu non fai cosplay, vero? O sì? Ok, No, però no, vorrei. Non ho ancora trovato il gruppo con cui farli, ecco, mettiamola così. Vabbè, ma no, cioè, sì, le nostre del condominio, del gruppo, fanno sempre cosplay. Quindi, Massimo, poi ti metto in contatto. Però, ecco, quale faresti? Tu dici, voglio fare un cosplay perché devo farlo, ma magari perché pensi che ti rappresenti anche. Ma non solo in One Piece, ovviamente, in linea generale. Io farei Edward di Fullmetal Alchemist, Bello. versione femminile, mamma mia, adoro quel personaggio, quindi farei lui come primo cosplay, vorrei fare lui assolutamente. Ma bello, bello quello. Se è bella tosta, che devi metterci anche il braccio comunque, sai che Me lo taglio direttamente, me lo faccio rifare così proprio viene perfetto. tocchio. Sì, ci sta, ci sta. Qua mi chiedono il nostro moderatore, quindi diamo una precedenza. Posso chiedere i manga preferiti oltre a One Piece e quelli che si vedono dietro la libreria? Allora, manga preferiti abbiamo GTO, che secondo me tutti dovrebbero leggere, Grazie. perché proprio ti dà ogni capitolo lezioni di vita su lezioni di vita, quindi assolutamente. Poi il prof Onizuka, cioè è fantastico come personaggio, perché riesce comunque sia ad essere sia cazzone, ma anche in realtà un adulto in cui i suoi alunni sono in grado di contare, quindi secondo me è davvero un ottimo personaggio. Poi oltre quello, Assolutamente. Fullmetal Alchemist, lì è, non so se lo avete letto, però è fantastico, Fullmetal Alchemist. Chi non l'ha letto è un delinquente, cioè, deve darsi una mossa. È a chi non è piaciuto soprattutto, perché c'è gente che non sono riuscita ad apprezzare davvero Fullmetal Alchemist, però per me è davvero bellissimo. Ah sì, noi ce l'abbiamo Poi uno, ce l'abbiamo un buon, il buon Andoriu. Per chi sa nella chat che non gli piace Full Metal Alchemist, vabbè. ma è pazzo, Sì, no, è c'è un fuori di problema. Gli piace testa. Sanji, quindi figurati. Ah, boh, allora spazzatura. Vinland Saga anche mi è piaciuto tantissimo. Infatti mi mancano gli ultimi due volumi per arrivare in pari perché poi l'ho un po' stoppato, però è fantastico. Cioè, anche perché Vichinghi comunque sia è una storia che non è che si legge molto spesso, cioè ormai ci sono sempre manga visti e rivisti che parlano delle solite cose, però i Vichinghi mancavano e secondo me li stanno rappresentando abbastanza bene. Poi sto adorando particolarmente questa metà del manga dove non c'è più il protagonista Thorfinn che ammazza a destra e a sinistra, però sta diventando anche un po' più umano, con dei sentimenti un po' più evidenti, quindi nella mia top 5 sicuramente. Poi oddio, altri manga che adoro. Vabbè, Naruto è stata una bella lettura sicuramente, quindi anche lì lo metterei nella mia top. Poi cosa abbiamo ancora? L'attacco dei giganti anche. Ci sta? Qualcuno Molto non è bello. contento adesso, però ci sta? No, dai, carino. Poi No, a me piace. la fine comunque sia, a me mi ha scioccata, cioè nel senso non me lo sarei mai aspettato, sinceramente. Molti non l'hanno ancora letto, hanno sempre visto l'anime, No, quindi aspettiamo, infatti non. aspettiamo. Non dico assolutamente nulla, sono solo ancora, mi devo ancora riprendere da questa E cosa. comunque Gin, sì, l'anime, però l'anime perde qualcosa alla fine di GTO, se non sbaglio, no?
Sì, Mi l'anime sembra che non... si Ma perde un pezzo alla fine. poi secondo me non riesce davvero a racchiudere tutto quello che è davvero GTO. Quindi io consiglio di prendere il manga. Tanto è uscita anche la Deluxe che è la nuova versione. Sì, c'è quella Ed è la Black. fantastico. Sì. Io Ma quell'argento... Io... mancano ancora 3 volumi finita. Della Black? 13 ne ho. Io ho avuto la sfiga che ho preso la prima edizione di GTO, quindi ho tutti i volumetti piccoli, però fino al 17. Gli ultimi numeri introvabili, non li riesco più a trovare, quindi ho dovuto prendere la versione accentata, quindi ho questa differenza tra Ah. versioni, che proprio ogni volta che la vedo proprio ce l'ho qui, porca miseria, però vabbè. No, no, infatti taglia tutta la parte di Kanzaki Onizuka, poi taglia la parte finale, l'anime. Sì, l'anime è molto più fatto molto per più essere quella cosa un po' più piacevole, scorrevole. Il manga è più. Ti dà molto di più. Ok. Sì. A proposito, fino a lei. Ah, ok, stavo dicendo. Sì, di Asano mi chiedono, hai detto qualcosa? Buonanotte, Pum Pum, robot. Allora, Buonanotte Pum Pum, ce l'ho nella mia lista, però non sto leggendo così tante cose che non riesco a recuperarlo. Cioè, Ci sta. davvero, ora ho iniziato a leggere Monster, che mamma mia, è bellissimo. Sono al volume 3, ho preso gli altri due ora, ma è una cosa di spezz... Non fatemi spoiler, per favore, Ah, io assolutamente. come ti ho detto, se ti sta piacendo Monster, sicuramente 20th Century Boys, lo amerai alla follia. Cioè, io Ho già letto la ritengo. trama e sembra molto interessante. Cioè, io ritengo. Come si dice? Ritengo proprio Monster, ok? Letteralmente la peggiore opera di Urasawa. Ma va bene il Se questa è la meme, peggiore, vuol dire che si può solo salire, allora. però è la peggiore, ma è spettacolare. Cioè quindi tutti gli altri che leggerai di Urasawa spaccano, soprattutto Billy Bat e 20th Century Boys. Comunque qua leggo un Leggi Fairy Tail, però ragazzi mi dispiace. Ma Fairy Tail l'ho provato a guardare, non l'ho letto, ma non ce l'ho fatta. Cioè, non, pieno di cliché, pieno di cose assurde, cioè tutti i combattimenti vinti perché boh, così ad un certo punto si ritrovava la forza dell'amicizia, si vincevano i combattimenti, non ce la facevo, scusatemi ragazzi, cioè proprio non, mi spiace. No, non mi sento offeso assolutamente per niente. E gli ha risposto prima, Yato, in Plan to Read, Buonanotte Pum Pum. Cioè, non so, di Asano hai letto altro? No, Ok. me lo consigliate? Buonanotte, Pum Pum. Allora, in che momento della tua vita sei? Sto abbastanza bene, Ok, cioè, tranquilla. Ok, puoi leggerlo, puoi leggerlo. Puoi a leggerlo. posto. Quindi se metti che sono depressa, meglio di no. Non aiuta, non aiuta, Ok, secondo me. Dai, davvero. ok, ok. Asano è così introspettivo. È davvero così introspettivo. È davvero. Butta tanto sul sentimento, cioè, ma neanche sul sentimento, proprio sulla pesantezza di che lui magari dice cazzi suoi nella vita, esterna tutto nei manga, no? E Buonanotte Pum Pum, secondo me, è stato quello lì più. Quello dove proprio ha dato tutto. Ha proprio dato tutta la sua parte negativa, no? Proprio per sfogarla sul manga. Però, Allora me lo devo effettivamente, leggere. se vuoi fare una sequenza giusta, puoi leggere prima Solanin e poi Buonanotte Ok. Pum Pum. Solanin è un po' pesante, è pesante in certi punti, però è più leggero nella generalità. Ci sta, ci sta. Secondo te vedremo Fujitora buttare la luna sulla Terra? No, Samu, non esageriamo. Non esageriamo. Assassination Classroom, l'hai letto? Assolutamente. Ok, ok.
pianto? Molto carino, mamma mia, ma Ok. tantissimo. Io speravo in un happy ending, proprio ero tutti felici, non pensavo che finisse così. Molto No, bello. Poi ho ritrovato comunque sia delle similitudini con GTO, quindi mi è piaciuto molto questa cosa. è vero, forse ecco perché sono i miei due tra i miei due manga preferiti, effettivamente ci sta un sacco. No, La figura molto bello. dell'insegnante, sarà che lo faccio anche per lavoro, quindi Può essere che ti ci ritrovi comunque sia. mi ha collegato. Tra l'altro, Assassination Classroom, secondo me, per me è stato il primo manga, o comunque il primo momento in cui davvero ho pianto a dirotto senza riuscire a fermarmi. Cioè, Anche io prima qualcosa che mi magari ci sono c'erano delle scene sceso. commoventi, però ti commuovevano e stavi fermo lì. Quello è quello che proprio mi ha dato una mazzata emotiva pazzesca. Ma perché lì non è che semplicemente, sai, non so, posso fare spoiler oppure meglio di no. Qualcuno potrebbe non averlo letto. No, allora diciamo, tanto ci capiamo, è brutto perché finisce in quel modo, però è il come finisce, il come si arriva a quel punto. Cioè, è questo che è ancora più brutto. Eh sì, Io perché pianto più per quello. è lì consapevole. Esattamente, No, tutti infatti, sollevano. ti dico Assurdo, solo che nella mia assurdo. vita non farò mai l'appello. Ti dico solo quello, perché se no me ne vado via, esco, è No, finita. no. Hai tatuaggi a tema manga e anime? Ho il sigillo tra anima e corpo di Fullmetal Alchemist dietro la schiena qua, però è un po' complicato Ok, farlo no, vedere, beh, non ti non vedo, no, va posso, bene cioè. così. Poi il tema anime manga, non penso altri. No, ne ho uno stile giapponese qua che è una geisha. Poi Ok. un altro qua. Ah, Con una bello scritta quello. in giapponese molto carino, che non dirò mai. Poi altri stili un po' giapponesi, non, o comunque sia. Ah, beh, Speranza. Ma non riesco. Vabbè, ragazzi, qua Vabbè, è dai, abbiamo. complicato. Complicatissimo. È bastato Ecco. dire quello di Fullmetal Alchemist, infatti. È bastato quello e. Il mio primo tatuaggio fatto a 18 anni. Poi tutto è rosso, quindi infatti molte magari mi metto la canottiera, quindi arrivo e dico, oddio, cosa hai fatto lì dietro? Ma no, un tatuaggio, cioè. Però è bello perché sembra appunto tutto ben, una cicatrice. No, va benissimo, cioè, basta, hai detto quello, potrei anche non avere tutti gli altri, cioè che sono tutti belli ovviamente, però quello è tanta roba. No, beh, No, direi non ho che 17 anni, magari, no, 25. a No, 17, cazzo, magari 17 avrei anni. tutti questi tatuaggi a 17 anni, quando cacchio è iniziato effettivamente. Cioè che anch'io li ho, però non li ho fatti sicuramente a 17 anni. Io fingo che sia cioè il diamante di Yozu, però non è vero che è il suo. Però dico, per Yozu di One Piece, va bene. Ma ci sta, fai bene, fai bene. No, poi sai cos'è One Piece? I tatuaggi. Se ci pensi, devi aspettare che finisca. Sì, perché poi magari si creano nuove cose. No, no, Cioè, non puoi farlo adesso subito. io sto raccogliendo tutte le tavole più belle e poi mi farò fare una unica tavola con tutte le tavole più belle sulla gamba. Però Ah, devo bello. aspettare che finisca. Perché poi se mi Per faccio fare forza. una. Se poi esce fuori la tavola dove Brooke, ad esempio Brooke, che è il mio secondo personaggio preferito, fa una roba pazzesca. E come faccio a non. Cioè, come fare? Poi dove No. lo aggiungo? È un casino. Per forza devi aspettare la fine. Anch'io volevo fare qualcosa stile One Piece, però a parte il fatto che ci sono troppe cose in One Piece che vorrei tatuarmi, quindi no, bisogna aspettare per forza la fine. No, per forza, tipo per adesso io voglio vivere di Robin sicuramente. Ho la frase di Teach: i sogni dei uomini non moriranno mai. Quella Bellissimo, quel pezzo è stato bellissimo. è la frase più bella che ci possa essere in One Piece. Poi avrò qualcosa di Marco, qualcosa di Izzo quando si toglie il kimono. Bello, Quella è sì. Madonna. Quella è bellissima.
E poi che altro? Mi era piaciuta un sacco quella tavola dove Yamato fa il culo a Momonosuke, che gli fa la ramanzina e poi gli dà una svegliata. E Ok, forse ce l'ho. lei è fissa, guarda proprio dritto, tipo Rengoku di Demon Slayer con orgoglio. Quella è spettacolare. Ce n'è. Poi Brook che suona contro Big Mom. Mamma, quella scena è la migliore. Quando prende tutti i soldatini col Soul King, roba fuori di Madonna. testa. E Quello sarebbe un bel tatuaggio. poi ho fatto tutto in un'unica tavola, quindi devo anche trovare uno bravo, bravo, bravo che fa proprio queste cose qua. Cioè, spendi un po' più di soldi, però si deve trovare quello che davvero merita, perché sennò se ti rovina alla fine. Allora, secondo te è possibile che una saga come Backstories su tutto il Secolo Buio? Secondo me un volume intero sul Secolo Buio ci sarà. Per Ma anche di più. forza. Cioè, per Cioè, forza. dai. Non possiamo, dai. Cioè, per spiegare tutto, per forza deve. Però. Cioè, fa solo un capitolo e non ha preso per il No, culo. no, no, deve esserci un bel volumone di quelli. Ah, ma assolutamente. Dove c'è solo quello, un po' come il flashback di Oden, che hanno tirato fuori due volumi, tra l'altro. Il che ci sta. Però sai cosa stavo pensando di Brook? Mi è venuto in mente che anche farebbe ridere quella tavola dove si butta e dice 45 gradi, così, senza motivo. Così Sai a che Brook? caso. Che si è lì tranquillo, sbatte la testa contro il muro, si mette e fa 45 gradi. E tu dici, ma perché l'ha fatto? Quella è stupenda. No, ma ci sta, ci sta. Però sulla gamba, polpaccio, coscia. Proprio tutta la coscia volevo fare, però magari andare direttamente a No, completare la vabbè. gamba. Tutta la coscia già ci sta. Sì. È un bel tavolozzo, perché ormai il È un braccio è bel occupato, questo progetto. qua ha un impedimento qui in mezzo. Preparati al dolore perché la coscia Non so, fa male. immagino. Fa male, fa male. Fa male, sì. Oddio, avevo letto un bel messaggio. Iki, ma cosa ne pensi della teoria che qualsiasi persona fruttata si avvicina all'Aftel diventi debole? E Come si dice? È un qualcosa di probabile, perché comunque ci ha fatto vedere che Buggy stava male ed era l'unico fruttato. Quindi, di base, potrebbe anche essere. Cosa vuol dire Salim? Scusami, non ho capito la domanda. No, Maz, posso dire che non l'ho vista la serie di Jeffrey Dahmer? Manco io. Non ho E avuto tempo. sinceramente manco mi interessa iniziarla. Vabbè, Peppe, quella è un'altra storia, effettivamente. Cioè, quella è un'altra storia che non c'entra proprio nulla, eh. Poi adesso diamo la colpa agli altri. Anche Toki stava male, vero? È vero, è vero, Baldesco. Mi hai fatto venire in mente questa cosa. Quindi come ci arriva Luffy all'update? Come ci arriva con la febbre? Per forza. Vabbè, in qualche modo ci arriverà. Sì, ce lo buttano, portano dentro a calci. Però secondo voi la fine ufficiale di One Piece, proprio l'ultima tavola, sarà un Brook che racconta magari alle generazioni future la storia di Ruffy e dei suoi compagni? Non lo so. Cioè, nel senso, qualcuno deve scappare. Cioè, qualcuno ci deve rimanere secco, secondo me. Vabbè, ovvio. Però, cioè, sarebbe effettivamente bella questa cosa, no? Perché tutti vanno via, tutti muoiono, lui E rimane Brooke è con l'unico poveraccio, loro. rimane sempre in vita, cioè si è visto già Lui tutta la sua giornata morire. rimane con Lovon e racconta tutto, il che ci sta effettivamente, no? Cioè, sembra una cosa bella, però allo stesso tempo è brutta, Bellissima. perché vorrebbe dire, però magari non devono per forza morire. In che senso? Magari potrei. Perché vabbè, ma queste sono cose teorie malate, però
non devono per forza mai morire, magari poi scompaiono da quel tempo là. E lui però rimane Ok. indietro per l'Ovon. Ci potrebbe anche stare. Cioè, Tutto è non so. possibile. E sarebbe proprio bello che Oda ti lascia quei 2 o 3 anni di ansia da dire, ma non è che riprende, non è che riprende, ma poi non riprenderà mai. Così per me è una tortura. Può Però secondo me farà così. essere. L'importante è che non crei tipo un One Piece 2 con i figli di Rufy. Spero di no, però però sai cosa? L'ha fatto Kishimoto, l'ha fatto anche Tite Kubo con Bleach. No, ma non lo accetterei. Però questo no, questo No, no. 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 No, per Allora, forza, no. sulla vita eterna Luffy, allora parliamo che si parla di vita eterna, però non gliela dava mai la vita eterna a Luffy, oh, perché sarebbe un po' come andare a far fallire il compito di Chopper. Cioè Chopper deve curare le malattie, se si avvale di un trucchetto di un altro per curare Luffy, cioè mi sembra una cosa, non lo so. Non mi ispira l'idea. Se Barba Bianca si fosse avvicinata all'Arctrail e ammalato perché ha il frutto, tutta la ciurma di Barba Bianca era fruttata tra poco, quindi non penso. Ma poi Barba Bianca, cioè, disse a Roger che non gli interessava andare lì, perché tipo quando si sono incontrati prima che Roger si costituisse, tipo lo disse, se vuoi ti dico e tutto, lui invece Barba Bianca era deciso che non gli interessava niente andare sull'ultima isola, cioè non era il suo scopo quello, lui voleva solo creare la sua turma, la sua famiglia e basta. Infatti, Pippo, gli stivali che indossa Uta sono uguali a quelli di Egghead. Sì, sono molto simili, effettivamente. Ha preso lo stesso design. Allora, Samune, ti abbiamo risposto col discorso di Brook. Non è Nico Robin, ma potrebbe essere Brook che racconta tutto. Zoro tirerà le No, cuoia. No, ma non no, dai, penso. ma Non secondo me penso. nessuno morirà. No, dai, allora, se qualcuno muore, spero che sia Nami. Non penso a sua moglie, quindi, cioè, letteralmente la moglie di Oda. Cioè, quindi no, Allora, non penso che faccia scuso. morire sua moglie. Però, vabbè, non si sa mai nella vita. Però lui disse questa cosa qua, che il finale di One Piece, farà piangere e non farà Vabbè, per felice forza. alcune persone. Quindi qualcuno. Io No, spero di siamo. essere allora nella parte dove sarò felice. Per un po' un problema, dipende anche chi muore, un po' un problema. Forse solo Sanji può morire. Ma guarda che io sono molto convinto che sia Sanji quello che muore. Ma io spero di no. Secondo me invece è più probabile Zoro, mentre magari salva Rufy. Lo seccano. Ma allora, sai la famosa storia degli spoiler del 2009, questi spoiler che non si sa se esistono davvero, sono il Ah, sì. mistero più misterioso del mondo? Dicevano che Sanji moriva sacrificandosi e dicendo a Luffy, trova tu per me l'All Blue. Cioè, questo è lo spoiler. Il che avrebbe anche un senso, perché lui magari lo fa per salvare la vita, che ne so, delle sue compagne, no? Lo fa, si Sì. sacrifica, muore e Luffy troverà l'All Blue per Sanji. Il che fa piangere questa cosa, tutti ovviamente, però. Io spero che tutti della ciurma riescano comunque sia ad arrivare al raggiungimento dei loro sogni senza morire, però davvero tosta. Al massimo Sabo, se proprio deve morire qualcuno di tra Ma Sabo non creperà virgolette. mai. No, è già morto Sabo Ace, almeno Sabo. non creperà mai. Possono tirargli, non lo so, qualsiasi cosa, ma. Impossibile. Minchia, veramente, il giorno che muore Sanji, chiamiamo Andorio in live, così muore in live pure il nostro amico, che è fanatico di Sono Sanji. i saggi. Sì, parecchio anche.
Ah, secondo Sapere. me nessuno muore, io sono di questa convinzione. Tutti saranno ok. Continuo a sperarci dentro di me. Vabbè, ma se tanto, se, cioè, nel senso, è vero che, cioè, se muore qualcuno e muore verso la fine, non hai neanche il tempo di immagazzinare Metabolizzare la tutto. cosa. Quindi sei lì che però c'è tutto il resto, c'è il One Piece, c'è la fine, ci sono le vittorie, le sconfitte. Quindi quella morte lì passerebbe, tra virgolette, in sordina. E Sì, non sai che su cosa piangere. ci penserai dopo, però. Ci penserai dopo, è quello il problema, magari. Sì. Sabo più Plotarmo di Ichigo, più o meno, più o meno sì. Ma secondo me muore nessuno. Ah, magari non muore nessuno, io sto dicendo perché Oda ha detto quella frase, poi magari sai che è stronzo Oda, quindi. Ogni tanto se ne fa con queste uscite, però. Sì. Allora, tra l'altro, ecco, mi dicevi che tu avevi la prima edizione di Claymore, giusto? Come, che non ne pensi di Claymore? Ho cambiato discorso perché mi è venuta in mente questa cosa. I disegni sono spettacolari. Cioè, la cosa che proprio mi ha più colpito sono i disegni, perché l'autore riesce proprio a trasmettere delle cose allucinanti in quelle tavole. Un po' mi ricorda anche Berserk, comunque sia. Non l'ho ancora finito, quindi non fatemi spoiler anche lì. Ce l'ho tutta, No, no, no. però non l'ho ancora finita. Quindi mi ha ricordato molto comunque sia Berserk. E anche la storia, tanta roba. Cioè, ah no, è Infatti bello, lo bello. chiamano il berserk al femminile, Al quindi femminile, sì. siamo lì, siamo lì. Io ho preso adesso la No. nuova edizione, non è che sia, non mi fa impazzire esteticamente, però lo volevo avere in collezione, quindi l'ho Ma è recuperato. con Poi non la è. copertina che togli, Sì, giusto? con la Tipo sovracoperta. J-pop? Sì, è uno stile J-pop, però l'hanno fatta star. Però diciamo che. È per averlo, però non ti perdi nulla, non è che dici addio, devo avere questa edizione. Ah, ma infatti l'ho vista in fumetteria, l'ho tentata, però ho detto c'è un... Ma se ce l'hai Sì. già. Esatto, Di non mi manga perdo nulla. super attuali, cosa stai leggendo? Non per forza cartacei, anche roba ancora non uscita in Giappone, cioè in Italia, scusami. Sto leggendo Jujutsu Kaisen, Tokyo Revengers, poi cosa c'è qua? Sakamoto Days, che in realtà lo devo ancora iniziare, però sembra molto interessante. Dandadan, Kaiju, poi non è tanto attuale questo, però lo stanno ristampando, che è I Am a Hero. Ok. Che è molto figo, non pensavo, ma tanta roba. Poi altri manga attuali, cosa? Vabbè, Black Clover, ma non so se è tanto attuale o meno. Io non riesco ancora a iniziarlo, ma non per qualcosa. Ho il primo volume in libreria e potrei tranquillamente vedermi anche l'anime volendo. E non riesco Allora, io ancora a iniziarlo da un botto di tempo, Ma non mi sto perché non mi avendo un... piaccia. No, ma io sto avendo un problema con Black Clover perché sono arrivata al sesto volume, però è pieno, pieno, pieno di cliché. Cioè proprio, non lo so, sembra un minestrone, il protagonista è proprio il classico protagonista che tutti lo schifano, tutti lo odiano, e proprio lo vedono e dico, ah, è schifoso tu, fai schifo perché sei nessuno. Arriva il cattivo, boh, scoppa il cattivo, diventa Dio sceso in terra perché è fantastico alla fine. Quindi, ed è una cosa che proprio si sta ripetendo praticamente sempre, e fino di cliché mi sono un attimo fermata, però sembra carino. No, no, dai, cioè almeno tutti me ne stanno parlando bene, soprattutto quando va più avanti. Sì, no, ma anche a me, mi Poi. hanno rotto le palle davvero per mesi e mesi, infatti è carino, cioè la storia ci sta. È una Di bella roba lettura per ora. non cartacea non stai leggendo nulla. Roba solo giapponese, che magari ancora non è uscita qua. Oh, ci sono stati dei titoli che mi hanno interessata, però guarda, a ridirteli sinceramente. Ce n'è uno che ti avevo commentato la storia, che l'avevano annunciato a Lucca Comics. Gaki Akuta. Potrebbe essere quello che mi interessava perché lo stavo... Allora, aspetta.
vedere subito. Invece ce n'era uno molto interessante che avevamo annunciato, e infatti ero abbastanza contenta che lo portassero perché sembra molto interessante come trama e come tutto. Se no, cercare tra i messaggi per vedere se. Allora, intanto rispondo a Maz. Maz, secondo me sì, ne ho parlato un sacco, è stato forse uno dei miei primi video su TikTok, tra l'altro, quello di come si chiama? Miok, figlio di Riley, che ha senso. Ci potrebbe stare, comunque non lo trovo, però nella tua storia ti avevi detto che il primo che avevi fatto video parlandone, portandone. Ghiaccia acuta, assolutamente, Ok, assolutamente. quello. Appunto, lo tenevo un po' d'occhio, però non ho letto le scampi, più che altro perché preferisco sempre avere il volume e quindi non voglio un attimo perdermi la magia del manga. No, Quindi non sai voglio cos'è? spoiler. Sai cos'è? Noi, vabbè, facendo anche comunque un po' di informazione, no? Con Nardaku ci siamo messi a dire, ah, cazzo, c'è sto manga, sembra interessante, l'autrice, l'ex allieva di quello di Fire Force, quindi comunque c'è tutto un collegamento e ci siamo detti, ma sai che facciamo? Proviamo a leggerlo in live. Cioè, proviamo a leggerlo in live per vedere un po' com'è. Boh, non l'abbiamo più mollato perché è troppo bello. Mamma mia. Lo leggi? Anche se c'è il classico capitolo dove non fanno nulla, cioè a caso c'è il capitolo dove il protagonista mangia Sì, dei dolci. Cioè quello piatto, fa ridere, sì. mangia dei dolci, cammina per il corridoio, fine del capitolo, no? Ma tu lo sei lì, apri e dici, questa è un'opera d'arte, cioè questo non è un manga, questo è un quadro, ogni tavola è fuori di testa. Penso che quel manga venderà, e se non vende non capisco un cazzo se non lo comprano, sinceramente, perché è Oh, stupendo. ma la trama sembra davvero molto interessante. Infatti, quando l'hanno annunciato a Lucca ero molto contenta perché sicuramente lo comprerò. Quindi spero che anche la storia. Ma quanti volumi ha? Oddio, adesso siamo a 3 volumi in Giappone. Cioè adesso siamo a 3 volumi in Giappone. Non so quanto andrà avanti, però per come è messa la storia, secondo me. Allora, calcola che come si chiamano? Le New Gen, i manga New Gen, se vogliamo chiamarli così, hanno ormai uno standard che va dai minimo 15 volumi al massimo 30. Guarda Tokyo Revengers, si chiude a 30. Secondo me Jujutsu Kaisen si chiuderà a 30. Sì. Vabbè, My Hero Academia è andata avanti, ovviamente. Però tutti gli altri tendono a stare su questo standard. Io penso che anche, ma sono proprio le case editrici, secondo me, che glielo dicono. Cioè, stai su quel range, perché oltre quel range potresti essere Più noioso, che altro poi dopo un po' si perdono. cioè a meno che Cioè, non sei Oda. sfortunatamente, esatto, molti manga arrivati a un certo punto iniziano un po' il tracollo. Cioè, se uno dei big three, Naruto, Bleach, One Piece, oppure anche Gintama, oppure vai un po' a perdere comunque sia. Oh, Censo me lo stai leggendo o l'ho già guardando? finito. L'ho Ok. finito. Ma è Sei anche col bellissimo. Giappone? No, ancora no. No, no, no. No, no, Ok. no. Ho finito tutto il manga, che sono 12, non mi ricordo, 11 o 12. E 11, 11. Eh sono usciti nuovi capitoli? sì, siamo al volume 12 in Giappone, siamo al capitolo 109. Quindi è già iniziata la seconda parte? Sì, è bella, bella. Io ero completamente ignara di questa cosa, ma. Dagli una lettura perché Ah, ti chiedo. io non pensavo fosse ancora uscita, quindi proprio me ne stavo un po' sbattendo, però L'hanno cavolo. già annunciato il 12, il volume 12 anche in Italia, ma penso che prima di metà 2023 non lo vediamo. Ma Quindi. comunque molto bello, cioè insomma, è originale, però è devastante. Guarda, il discorso è che Chainsaw Man è stata la vetrina di Fujimoto, no? Per essere conosciuto, ma. I suoi one shot,
tipo Look Back e Sayonara Eri che hanno annunciato adesso, sono di un livello pazzesco. Lui è un mago dei one shot. Infatti, se noti Chainsaw Man come l'ha scritto, non è che ha pause Chainsaw Man, cioè, va, picchia come un matto. E lui pensa che ogni volume che fa pensa che in verità deve fi scrivere e finirlo per sempre, invece non si ricorda che deve andare avanti a fare altri volumi. Lui picchia come un matto e basta. No, Ma comunque dico. niente spoiler di Chainsaw Man, non preoccuparti, Tommy. Assolutamente. No, tu non devi leggere i messaggi di Tommy. Vabbè, Anche se poverato, se gli sei. spoileriamo Ma che Chainsaw Man. spoiler, questo mo io mando io degli spoiler in chat poi dopo, così si arrangia. Ecco, ritornando un attimo a One Piece, che non mi sono dimenticato la domanda. Il tuo villain preferito? Ma guarda, forse Doflamingo. Ok. Un bastardo proprio dentro, però è stato un vero cazzuto, proprio un cozzale come villano. Il No, tuo? io sono molto indeciso perché per adesso ti dico, per adesso Crocodile. Che poi Ah. se vogliamo ancora chiamarlo villain, però, eh. Cioè, Più o meno. se vogliamo ancora chiamarlo villain, però ho apprezzato un sacco Kaido. Ho apprezzato tanto Kaido, soprattutto per diciamo la sua contrapposizione è anche un po' comunque dell'onore in combattimento. E comunque ha anche un po' di onore, però dice se posso vincere vinco, poi mi incazzo perché ho vinto male, però vinco. Cioè, qua è bella questa Sì. contrapposizione. E sto aspettando Teach, ma visto che Teach è il secondo il co-protagonista di One Piece, non so se chiamarlo villain. Quindi. No, ma ci sta, Kaido è vero, l'ho apprezzato tanto comunque sia come personaggio, perché appunto come dici tu, lui vuole combattere però lealmente, onestamente, non vuole scendere a sporchi trucchetti come magari invece tutti gli altri fan ci provano. Quindi questo rende proprio un cattivo però con l'onore, un cattivo d'onore. Sì, che poi dice, se in quel momento mi capita l'occasione, anche se non è una bella occasione, vinco lo stesso. Perché comunque Ovvio, lui è lì. portato alla vittoria, come tutti quelli che hanno l'Haki del Re. Oh, ciao Bini, come stai? Quindi, però, ad esempio, Doflamingo, io lo apprezzo come villain, però non sono mai quel tipo di villain che mi fanno impazzire. Perché. Qua, vabbè, tanto poi siamo in. Cioè, vabbè, non c'è nessun narutiano strano nascosto da qualche parte. Che io ho detto che secondo me Doflamingo è scritto in modo da piacere, d'impatto, perché non hai neanche te. Non ti. Oda non ti fa neanche pensare a cosa c'è dietro, te lo dice lui. Lui è uno psicopatico narcisista che si contorna di persone inutili, perché letteralmente i suoi comandanti sono dei personaggi parecchio. Morti nel proprio cioè, diamante, che personaggio è diamante? Trebol, quella gente là, cioè l'unico era Signor Pink, l'unico era davvero Signor Pink che ha alzato Mamma i mia, che livelli. E lui storia anche lui. si circonda di persone che lo idolatrano, che non hanno una grande personalità, e questo lo fa spiccare. È Vabbè, un po' come villain di Naruto, sì. scritti che non devi pensare a cosa c'è dietro. Io No, su questo è vero. cerco sempre di non mi piacciono, cioè mi piacciono perché li apprezzo, perché comunque hanno un background fatto bene. E invece in generale però cerco sempre quel villain che mi fa pensare, che mi fa capire cosa c'è dietro, che mi incuriosisce il perché si comporta così. Invece Doflamingo lo sai. Lo Sì, sai. te lo dice già subito tutto su, cioè proprio all'inizio boh, ti fa capire che è un bastardo senza cuore, però è proprio questo che mi è piaciuto molto, perché appunto tu lo vedi ed è proprio un cattivo, cioè proprio per tutta la saga tu lo vuoi sconfiggere, cioè, vuoi proprio che se ne vada, lo vuoi vedere morto perché è uno stronzo. Quindi secondo me è riuscito comunque sia a far trasmettere questo messaggio che Doflamingo è proprio male, male che bisognava in qualsiasi modo estirpare.
E io spero che non cambi idea nella sua vita, perché io ho sempre quella paura che lui una volta uscito avrà una specie di collaborazione con qualcuno, e io spero che non sia così. Io spero che continui nella sua fase cattiva e marcia proprio. Ah, Peppe ha risposto prima a Naruto, ha detto che comunque stava nella sua top. Sì, Naruto molto bello, vabbè, la prima parte, quindi prima di Shippuden, è stupenda, l'ho adorata. Poi vabbè, ci so la saga di Pain, stupenda. Sono rimasta un po' delusa dalla guerra ninja in realtà. Quella mi ha fatto un po' storcere il naso perché ci sono stati troppi power up messi proprio alla cavolo, cioè in 2 secondi sono diventati degli dèi praticamente Naruto e Sasuke, hanno avuto dei power up proprio non spiegati, senza nemmeno un minimo di allenamento, comunque sia, cioè, sono diventati immortali, quindi questa cosa non mi ha tanto. Non eravamo più ninja in quel momento, cioè la guerra ninja, però senza ninja, ecco. Con Quindi quella parte. delle divinità che si picchiavano, eh Sì, sì. Ciao è stato assurdo, quindi lì mi ha un po' deluso, però Gabibbo, buonanotte. capisco anche un po' Kishimoto perché in quel periodo era, tra virgolette, in gara con One Piece sulla rivista per cercare di fare il capitolo migliore, quindi voleva spingere, in qualsiasi modo doveva spingere per arrivare in classifica, per arrivare primo e ha provato in tutti i modi, però secondo me si è un po' perso in quella guerra. Non se infatti, ma tra l'altro, l'ho visto oggi un video di uno che è di un fan tecnicamente di Naruto palese, che ha scritto: Oda non ha disegnato Wano subito perché doveva farla prima di Whole Cake Island, perché in quel momento stava per Anch'io l'ho finire visto. Naruto. E quindi fa: Oda aveva paura No, adesso. Adesso, con tutto il bene no. che si possa volere a Kishimoto, ma Oda può mai aver paura No, ma dai tempi dei di Sentai? tempi si è sempre saputo che Kishimoto è quello che si è messo sempre un po' a competizione con One Piece. Ora lo sa che è un dio supremo di manga, cioè nel senso, per carità anche Kishimoto è bravissimo e tutto, però non si possono mettere, non si può fare un confronto, per carità. Soprattutto pensare che lui abbia avuto paura. Io Ma no, ma penso che, cioè, assolutamente, Oda ma non può aver paura di nessuno. Cioè, diciamocela tutta, Oda non può no, aver paura di secondo me l'ha nessuno. fatto al massimo per rispetto. Gli editor avranno Ecco. parlato, hanno detto guarda, però vanno troppo comunque sia contro. Allora ho detto vabbè, aspetto, tanto alla fine non è che cambia tanto mettere prima Wano, metterlo dopo, cioè, tanto tutto lì. Infatti, me lo vedo Oda che dice: No, no, addio. Parliamo delle paure di Oda. Wano e Gedo sono le due facce del Giappone, quella storica e quella tecnologica. Ma infatti, secondo me il percorso doveva essere un altro. Se lui davvero avesse messo Wano, secondo me ci sarebbe stato Wano e Gedo, però magari anche col discorso dei genitori di Sanji. Dopo Egghead ci sarebbe stato, secondo me, Whole Cake Island. Cioè, penso che invece in questo caso ha dovuto un attimo spostare le pedine, giustamente. Poi non so se è meglio o peggio, però. Vabbè, secondo me c'è, cioè, tutta la linea generale, secondo me ha funzionato mettere prima Whole Cake e poi dopo andare tutto spianato con Kaido e poi ora con Quattro, Vegapunk. quasi 4 anni di saga. È stata No, infinita, infinita. una bomba assurda. Meno male che ci ha messo dentro dei flashback, delle storie, delle cose, No, se delle no rivelazioni. A me Gade non è che stia piacendo. Vabbè, Maz, siamo diamogli tempo, è all'inizio. iniziata adesso. Cioè, dopo il 1065, dopo la parte finale, io direi che forse qualcosa di potente c'è, eh. Sì, secondo me sarà un'isola un po' più piatta rispetto alle altre, cioè non sarà quell'isola dove c'è quel combattimento con quel Info. colosso, però sarà, esatto, sì, sarà più tranquillo, sicuramente ci saranno combattimenti, ovviamente, però non ci sarà niente di così sconvolgente, cioè, vabbè, ma ci sta, cavolo, ci sono stati Big Mom e Kaido, cioè, un attimo di Infatti, tregua, per favore. se poi si picchiano da altre parti, va bene.
Cioè, alla fine si sta picchiando l'uovo Assolutamente. con Ticcio, lasciali lì, no? Lasciali fare tra di loro. Magari succede qualcos'altro. Ci diranno che fine ha fatto Sabo. Guarda, Jin, Sì. basta che non Tra me lo 300 chiedono. capitoli. Basta che non me lo chiedono più a me perché io non ce la faccio più. 5, 6, no, 6 anni no. Ma quando ho aperto TikTok, che fine ha fatto Sabo? 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 Che fine ha... Non ce la faccio più. Poi adesso. Non è che dice sto stronzo di Sabo si fa cazzi suoi, no, va a prendersi un'esplosione in piena faccia. E Ah sì, allora. tanto tra più o meno 500 capitoli scopriremo che fine ha fatto Sabo, scopriremo anche chi ha vinto tra Law e Barbanera. Secondo me non hanno nessuno dei due. Secondo me se sono... sarà successo qualcosa, arriva la Okiji di turno, il Kobe di turno e si stringono Secondo la mano. me, anche perché la Marina ci sta andando lì, mi sembra. Cioè, uno degli ultimi capitoli No, ha dove detto che comunque. non potevano. Ha detto a Kainu che non avevano personale. Ah, è vero, è vero. Vabbè, qualcosa succederà per forza. Sì, ma anche perché comunque non penso sia scemo a Kainu di andarsela a prendere con un imperatore uno da 3 miliardi da solo, per quanto sei forte. No, sarebbe proprio scopato. Cioè, male male. Stacco solo TikTok, io vado, stacco che ho la batteria scarica. Ciao. Ok. Mi muove il telefono e non va bene. Oddio. Ah, l'avete, ecco, le lettere SBS, le SBS del volume 104. C'è la storia di la backstories di Cosmo, di Kid. Sì, e È molto bella. c'è nel volume 104. Sì, ma nel volume 104 quello che è uscito in Giappone adesso, quindi... Sì, perché ora siamo al 102. Bardescu, prossima live, domani sera nel condominio e poi giovedì. Quindi domani E sono in pausa. c'è la backstory di Kid. Sì, racconta della backstories di Kid, ma a me spaventa sta cosa, perché se la racconta in una SBS... Ho paura che non la farò mai vedere nel manga. E quindi forse gli dà meno importanza come personaggio. Ah, sarebbe un po' da stupidi non dare importanza a Kid, cioè secondo me dovrebbe invece dopo Wano renderlo ancora un po' più al pari di Love e Rufy. Tu calcola che ha fatto ridere questa cosa che praticamente quando Kid ha risvegliato il frutto, tutte queste cose qua, la gente gli ha chiesto a Oda, ma come si chiama il frutto di Kid? Lui fa, ma io l'ho scritto nel manga. E fa, no, no, non l'hai mai scritto. E fa, ah, ok, ve lo dico, me ne ero dimenticato. Cioè, quindi secondo me pure si dimentica, si ha paura che si dimentichi di Kid, allora usa le Ma SBS. poveraccio, Wano ha spaccato Kir, poverino, cioè secondo me è Infatti. stato un grande, cioè dovrebbe dargli più importanza. Secondo me appunto le SBS Oda le usa per le cose dimenticate. Sì, quando magari qualcuno gli fa notare la cosa e dice cazzo, ora come faccio ad inserirla? Ah, vabbè, l'ho messo qua. Picco picco tutto lì. Secondo me il robot gigante antico che è stato scoperto nell'ultimo capitolo è Uranus. Non penso, Maz. Non penso. E comunque, vabbè, ve la racconto al volo, poi tanto ci farò il video. Però ve la racconto al volo. È una storia estremamente romantica. Praticamente, Kid, Killer, It e Wire, che sono i primi quattro della ciurma, erano nati nella stessa nel stesso regno. Questo regno era fuori dal governo mondiale, veniva comandato da una gang criminale. E loro erano quattro capi di quattro gang diverse. E però, comunque, Kid e Killer erano stramici fin da bambini. E hanno conosciuto Victoria Shirton e tutte e due si sono innamorati di questa Victoria. Ma non hanno neanche avuto il tempo di contendersela e litigare, che la gang rivale gliel'ha uccisa. L'ha uccisa. Loro, incazzati come delle bestie, hanno organizzato insieme a tutte le gang del paese, insieme a loro quattro praticamente, il colpo di stato. Hanno vinto, ma Kid ha detto: questo regno è troppo piccolo per noi. Ha costruito una nave, l'ha chiamata la Victoria Punk, tra l'altro, la nave che ha già,
in onore appunto di Victoria e sono partiti per diventare pirati. E io l'avevo voluta vedere, una roba del genere. ma assolutamente. Comunque sì, una bella storia, cavolo. Poi da kid non te l'aspetti da uno come lui, no? Infatti. Ma secondo me la faranno vedere, dai. Magari come Speriamo. puntata filler la faranno vedere. No, sono proprio dei traditori. Vabbè, Maz, poveraccio Killer, cioè, si è beccato lo smile, che può... non è che contento, non è che... come si dice? Non è che può fa... poveraccio, cosa puoi Sì, farci? ormai è così. Però bellissimo comunque sia il fatto che Kid non ha lasciato Wano per andare a recuperare Killer e per tornare con lui, cioè. Ah, vabbè, Bello, bello. lui, secondo me Kid è un gran personaggio. Ovviamente sono pirati, quindi faceva le cose che non doveva fare, perché pre-timeskip Oda Ovvio. aveva raccontato che lui era un massacratore anche di innocenti, se ne fregava, andava, picchiava, spaccava, però è cresciuto in una gang, cioè praticamente non è che poteva essere Ma chissà poi che. a volte ci scordiamo che comunque sia sono appunto pirati, cioè loro fanno queste cose, i veri pirati fanno queste cose, solo Luffy che in realtà è un po' il salvatore e queste cose qua, però tutti i pirati da che mondo a mondo sono sempre stati saccheggiatori, hanno sempre devastato le città, quindi non c'è tanto da stupirsi. Ma infatti Luffy è un avventuriero più che un pirata alla fine, cioè lui non è un pirata, cioè gli Sì, altri sono pirati, lui no. lui vuole solo essere il re dei pirati, però non vuole essere proprio la descrizione esatta del classico pirata, per fortuna. Cioè. Sì, come diceva Viper, Robin Hood, no, Don Sì, Pino l'ho dei staccato pirati. perché avevo il telefono scarico. Vabbè, ma Tommy Fisher Tiger era, cioè, è diventato pirata per liberare il suo popolo, o comunque una parte degli schiavi. Quindi diciamo che non ha, cioè, una correlazione diversa, però ci sta. E Arlong che poi è diventato un pirata di merda, cioè, tra parecchio stronzo pure. Mamma mia, Allora. infamissimo Arlong. Ah. Comunque, ragazzuoli, diteci un po', cioè, adesso ti chiedo a te, come è stata la live? Poi anche alla chat chiedo. Molto interessante, mi è piaciuta molto. Pensavo di essere presa dall'ansia, di non riuscire a parlare, invece mi sono trovata molto bene. Poi appunto tu sei simpatico, anche la chat è molto attiva. Sì, mi è piaciuta molto. Ma e ci sono solo io, perché di solito magari se siamo dall'altra parte nel condominio, siamo magari un po' di più. Inizia il delirio, gente che si mette parrucche, Vabbè, ci farfancelle, sta, dai. facciamo E cose, quindi lì. Sì, più vabbè, tanto devastoli. se lo dicono da soli, se, tanto non devi avere ansia, siamo stupidi, quindi va No, bene. è una bella community. Tranne Tommy. Così era. Ma chi è sto Tommy? È un rompiballe nostro, che però c'è sempre, però siamo affezionati, ma lo odiamo allo stesso tempo. Ci sta, ci sta. Gente che si mette. No, Peppe, ti sei perso anche io e Fred con la parrucca, mi sa, domenica. Non va bene questa cosa. E no, anche Jean se l'è persa. Ma questa cosa non va bene. Niente. Da ripetere per forza. Vedi, adesso già trova sospeso Tommy per 30 secondi, così perché bisogna farlo. Ogni tanto ci sta. Comunque, ragazzi, io direi che le nostre quasi 2 ore ce le siamo fatte. Per me, quando vuoi, la porta, no? Il link è aperto. Ovviamente chiedi che se ne sarà un altro, perché sono un casino. Poi tanto se ci saranno altre live, magari con altri ospiti o giochi, quiz, anche di là nel condominio, te lo dico. Senza. Assolutamente, mi farebbe molto piacere tornare, soprattutto conoscere anche un po' tutti gli altri che ogni tanto leggevano i commenti e secondo me potremmo farci tutti insieme delle belle chiacchiere. Sì, poi ci sono anche un paio di cosplayer, quindi al massimo gli chiedi tu, consigli a loro.
Assolutamente, perché vorrei davvero tanto, però non ho mai trovato quella cosa in più, quell'aiuto in più, quindi ci starebbe. Vabbè, poi visto che sei anche in una zona strategica, tra la Games Week ci arrivi in poco tempo a Milano, a Torino ci arrivi in poco tempo. Quindi bene o male siamo, quindi ci si può organizzare, ci si può organizzare. Voi, io non mi faccio conto. Assolutamente. Al massimo mi metto la parrucca da mercoledì e vado in giro così e basta, il massimo che posso fare. E basta. Ok, dai, tanto ci sentiamo poi Instagram Story, roba così. Quindi io ti Esatto, ringrazio, esatto. saluto la Ma chat. grazie a te. Ciao, E grazie a tutti, siete stati buonanotte. simpaticissimi. Buonanotte. Ciao chat, ciao Iato, Buonanotte, ciao a tutti, ciao. grazie.